Bentrovati a un altro appuntamento degli approfondimenti del mercoledì di Tursi Peschiera. Oggi siamo all'edificio regolatore del lago di Garda, ovvero la diga, chiamata la diga di Salionze. È proprio da questo edificio, da questa chiusa, da questa diga, che si decidono i livelli del lago di Garda, ovvero quanta altezza il lago di Garda può ottenere, quindi quanto può crescere o quanto può calare, a seconda di cosa? Delle esigenze del comparto agricolo. Per cui il lago di Garda è diventato, dagli anni 60, quando è entrata in funzione questa diga, ovvero quando fu calata l'ultima paratoia di questa diga, diventò appunto il lago di Garda un bacino a regolazione artificiale per assicurare tutta la riserva idrica necessaria all'agricoltura, perché se facciamo un salto e un pensiero indietro a fine anni 50-60, il boom economico, l'aumento della popolazione, di conseguenza c'era una grandissima richiesta di prodotti agricoli e di conseguenza il lago di Garda si prestava perfettamente. Quindi oggi il lago di Garda è regolato nella sua altezza da questo edificio. E quindi, come Tursi Peschiera, parlando di Peschiera, che tra l'altro Peschiera origina proprio dove comincia il fiume Mincio, e questo è fiume Mincio, se noi con una canoa decidessimo di partire da questo punto, in soli 5 km verso nord raggiungeremo Peschiera, raggiungeremo la fortezza pentagonale della città. Quindi diciamo che poco distante da Peschiera sorge questo edificio che regola i livelli. Allora, come Tursi Peschiera, ci siamo posti come obiettivo ogni mercoledì di fare dei piccoli approfondimenti sulla storia, sulle curiosità di questo territorio del lago di Garda e di Peschiera. Di conseguenza anche capire come funziona il lago di Garda penso che sia una cosa che possa essere molto interessante. Proprio alla mia destra vediamo il primo dei tre canali che originano dalla diga, ed è il canale Virgilio. Questo è proprio il canale che è deputato ad irrigare e a fornire tutta l'acqua che serve per il comparto agricolo mantovano. È proprio questa. La stragrande maggioranza di quest'acqua che scende verso la pianura padana serve proprio per il comparto agricolo. Quindi la grandissima ricchezza del comparto agricolo mantovano, tantissimo, ha ottenuto nei decenni da questo inizio di canale, da questo canale Virgilio. Poco più a valle, sarà qualche centinaio di metri, c'è la diga del canale appunto Virgilio Garda Chiese, che è proprio là davanti. È una diga costruita durante il periodo fascista, durante il ventennio fascista, ha anche i caratteri di quel periodo storico ed è antecedente a questa diga, cioè l'edificio regolatore del lago di Garda. Una volta c'era solo quella. Questo invece sotto di noi è il Mincio naturale, cioè la netta prosecuzione, cioè la naturale prosecuzione del Mincio che si trova in questo momento alle nostre spalle. È il Mincio che si costituisce, questo è il Mincio che si trova, che incontreremo scendendo da Peschiera del Garda, e il Mincio che nasce appunto dopo la chiusa dell'edificio regolatore e che quindi scende. E scende fino a dove? Scende fino a Mantova, formando i tre laghi di Mantova. Addirittura prima di Mantova, a Pozzolo, parte un diversivo, si chiama diversivo del Mincio, che serve a fare che cosa? Serve per assicurare intanto la protezione di Mantova dalle eccessive piene del Garda, di conseguenza dell'afflusso idrico in discesa, e anche per avere proprio un bypass per regolare meglio questi laghi di Mantova. E poi il terzo canale, molto piccolo, lo vediamo qua, con queste barre di cemento che lo ricoprono, è il canale Seriola. C'è un piccolo punto da cui puoi andare, Franco, qua sopra, accomodati pure, ecco. Questo è un canale, il terzo, che origina, ed è un canale idroelettrico, ovvero questo canale Seriola. La Seriola non è tra l'altro un nome proprio, la Seriola è data come nome a tutti quei piccoli fiumi che servono per propedeutici, non so, a determinate funzioni di un edificio regolatore, come di un sistema di consortile o di bonifica. Quindi canale Seriola, come tanti altri canali Serioli esistono nel mondo. Però questo è idroelettrico, ovvero da qui abbiamo una produzione di energia idroelettrica costante 365 giorni l'anno, che serve anche per sopperire a varie necessità. Quindi fondamentalmente è uno snodo importantissimo. È uno snodo importantissimo a livello idraulico, come vi ho appena descritto, ma anche perché? Perché da qua passa l'Eurovelo 6, cioè l'E7, la pista ciclabile, che è tra le più frequentate d'Europa. Perché? Perché congiunge due perle
di questo territorio, ovvero Peschiera del Garda, il lago di Garda alle mie spalle, e scendendo lungo questa che fa parte della ciclabile, ruotando poi verso destra, si arriva a Monzambano, passando per Ponti sul Mincio, fino a Borghetto, che è uno dei borghi medievali più belli d'Italia. E poi chi ha anche la un buon allenamento può arrivare fino a Mantova, che è una città patrimonio UNESCO, spettacolare. Quindi veramente da qua lo trovo proprio un incrocio di tra usi plurimi, turismo e cultura, questo importantissimo. Ecco che Turismo Peschiera aveva voluto, diciamo, omaggiare di questo piccolo approfondimento, perché è un piccolo tassello in più per conoscere il lago di Garda, per apprezzarlo, e di conseguenza per questo motivo noi ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì, dove faremo un altro approfondimento e andremo insieme pian pianino, in modo molto leggero, ecco, in modo molto discorsivo, a scoprire un territorio che è veramente talmente tanto da raccontare che è difficile farlo con così pochi minuti. Però cadenzati così, in maniera molto leggera, lo faremo insieme. Grazie, ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì e buon proseguimento a tutti.